perché avete reso cool e simpatica anche la body dismorfia. Siete dei pezzi. Nattiniani, benvenuti in questo nuovo video, nuova puntata per la serie Fuga dal Matrix, dove zio Teo, in modo del tutto gratuito, gratuita come l'iscrizione al canale, ti aiuta a uscire dalla schifosissima industria del fitness. Ma prima di iniziare con questo video ci tengo a ringraziarvi per l'enorme traguardo dei 10.000 iscritti su YouTube. 10.000 nattiniani, vi ringrazio. E che dire, a sto punto basta, direi che possiamo chiudere il canale, mi sono tolto questo sfizio, quindi addio per sempre. No, scherzavo ragazzi, sapete che zio Teo è un burlone, ma fatemi sapere nei commenti cosa vorreste per lo speciale dei 10.000 iscritti. Ho qualche idea, ma come sempre voglio sapere la vostra. Perché questa puntata? Questa puntata è molto importante, sono stato giorni a studiarci perché voglio utilizzare una terminologia semplice ed efficace, ma d'altra parte bisogna anche un attimino dare delle nomenclature ben specifiche a quello che è il tema di oggi. In Italia sta spopolando veramente il problema della vigoressia tra i giovani nelle palestre. Cos'è innanzitutto la vigoressia? È una forma di dismorfismo corporeo dove la persona che soffre di questa patologia mentale, quindi è una patologia mentale che spesso addirittura bisogna utilizzare anche dei farmaci per uscirne fuori, chi ne soffre sostanzialmente ha una vera e propria mania del proprio fisico e non si vede mai abbastanza muscoloso. Quindi, nonostante dei miglioramenti, chi soffre di vigoressia si guarda allo specchio e si vede magro. Ma quindi io mi sono domandato, perché così tanti giovani hanno sempre più questo problema della vigoressia, che è un problema molto grave perché può portare ad ansia e anche a depressione? E qua ci colleghiamo al fatto che purtroppo in Italia, ma in generale nel mondo, stanno aumentando notevolmente il numero di suicidi di minori. Contiamo 45.000 morti all'anno, tutti in tutto il mondo. In Italia tutti i giorni almeno un giovane, ma probabilmente anche di più, in qualche modo o tenta il suicidio o ha delle forme di autolesionismo, quindi si procura del male. Benissimo, da cosa è data vigoressia? Sicuramente dal fatto che ci sono degli standard falsati dai social, in primis i nostri amici Fake Natural, che come sempre salutiamo, i nostri gintocchiani, ma oggi non mi soffermo tanto sui Fake Natural, sappiamo che sicuramente è anche colpa loro se ci sono questi standard elevatissimi, io sono uno stronzo perché in 11 anni ho avuto un fisico di merda, bla 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 bla, ne abbiamo già parlato. Oggi mi soffermerei più sul fatto di come sui social si scherzi sulla body dismorphia, cosa che è stata fatta anche con le varie sostanze anabolizzanti, vari meme sul trembolone, il meme sul doping hanno reso il doping più cool. E siete dei fenomeni, voi creator, siete degli inetti, non avete la minima consapevolezza di che cazzo state facendo, perché avete reso cool e simpatica anche la body dismorphia. Siete dei pezzi di merda. Innanzitutto abbiamo anche degli influencer molto famosi come lo stesso Alex Eubank, che almeno ha trattato seriamente la situazione, il quale sembra che realmente soffrisse di questa patologia. Realmente, teniamo bene particolare questo termine, perché io penso che molti creator che parlano di body dismorphia non ne soffrano. E facciamo subito una distinzione tra il vigoressico vero, ok, e l'appassionato di fitness che vuole migliorarsi. Esempio: io mi alleno da 11 anni, mi guardo allo specchio e posso dire, caspita, vorrei diventare più grosso, vorrei diventare più forte. Cazzo, ci sta, è lecito avere una passione e volersi migliorare. Caso diverso sarebbe se io mi guardassi allo specchio e mi vedessi come ero 11 anni fa, quando mi sono iscritto a 16 anni che ero così. L'uomo è un animale sociale, ok? Chi va in palestra spesso sono persone che magari hanno pochi amici o che cercano una community, e quindi tu che vedi l'influencer seguito che parla di body dysmorphia e di conseguenza dice di soffrirla, chiaramente spinge il proprio pubblico con un sacco di like a rischiare di soffrire di questa patologia, perché c'è una sorta di vera e propria emulazione. Differenzierei in emulazione passiva, emulazione attiva. Qual è l'emulazione passiva? Se il mio idolo soffre di body dysmorphia, che è qualcosa che caratterizza a quanto pare tutti i palestrati, caspiterigna, devo soffrirne anch'io. O dall'altra parte possiamo avere anche un'emulazione un po' più matura, un'emulazione che io definirei attiva, che è quella del, beh, se il mio idolo, che ha un fisico eccezionale, si fa schifo, io
che ho un fisico nettamente inferiore, faccio schifo due volte, quindi anche io devo soffrirne. Anche perché al di là dei like e delle interazioni, mi soffermo molto sui commenti, come in questo caso, viene fatto passare che sia normale, che sia trendy, che se tu non soffri di body dismorfia, quindi non sei un palestrato. Ma che c***o state dicendo? Cioè, ragazzi, siete pericolosissimi e non ve ne rendete conto. Metto invece volentieri un contenuto di Lorenzo Liguori, che saluto, che lui giustamente dice, ragazzi, che linea benissimo con questo video, che cazzo state dicendo? Io ho sofferto veramente di body dismorfia. Lui veramente ha fatto un percorso dove è dovuto rinascere, dove veramente è stato male, anoressia e quant'altro. Cioè, una roba seria. Il ragazzo qua ha rischiato le penne e voi invece scherzate sui meme. Spero che questo video vi sia stato utile, abbia risvegliato le vostre coscienze. Fatemelo sapere nei commenti e concludo dicendo che dovete pensare, come sempre, al vostro percorso. Il fitness deve servirvi per stare meglio, non per acquisire nuove patologie, nuove malattie mentali. State quindi molto attenti ai messaggi che vengono fatti passare dai social, ragazzi. Alla fine forse è questo il messaggio principale che dobbiamo mandare. State attenti perché quello che vi mostrano i vostri influencer preferiti è quello che vogliono mostrarvi. E a volte in maniera più o meno consapevole lucrano sulla vostra pelle. Quindi spero che questo video vi sia stato utile, fatemi sapere nei commenti e come sempre ci vediamo a un nuovo episodio, a una nuova puntata per il nostro percorso verso l'uscita dallo schifosissimo Matrix del fitness. Il vostro Teo sempre a vostra disposizione e sempre viva, a maggior ragione ora che siamo in 10.000 fottutissimi iscritti inattiniani.